Già attualmente abbiamo ricavi prossimi allo zero. Noi abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo fare, sia per contrarre i costi, sia per affrontare questa problematica nuova. È stato ricorso alle ferie pregresse da parte dei dipendenti, ricorso alla cassa integrazione, abbattimento di tutti quanti una serie di costi. Ma è evidente che tutto ciò non basterà, perché rispetto al minor carburante speso ci sono state spese importantissime per la sanificazione, quindi ci sono meccanismi di compensazione, e dicevo appunto che le problematiche della seconda fase non potranno che essere affrontate in un discorso complessivo che dovrà investire anche la regione Abruzzo. Nessun guadagno per TUA, l'azienda di trasporto pubblico abruzzese. A causa dell'emergenza coronavirus le corse sono state ridotte e i pochi mezzi in giro sono pressoché vuoti. La popolazione viaggia pochissimo, ci sono solo alcune corse in cui rileviamo delle presenze che sono comunque marginali, e le difficoltà che abbiamo anche segnalato in alcune circostanze emerge dal fatto che TUA, avendo sostanzialmente più comuni limitrofi che serve, ha dovuto prestare particolare attenzione allo spostamento da comune a comune, cosa che in alcune circostanze non aveva giustificazione da parte di coloro i quali si stavano servendo del mezzo pubblico. I mezzi pubblici sono sanificati, ma continuano a rappresentare un rischio per chi è costretto a usufruirne per andare al lavoro o fare la spesa. Inoltre, tramite gli autobus è possibile spostarsi liberamente da comune a comune, eludendo più facilmente i controlli. Siamo partiti dalla immediata sanificazione e fornitura dei presidi individuali ai nostri dipendenti, la sanificazione degli uffici, dell'officina, degli autobus che giornalmente sono oggetto di tutta una serie di misure così come previsto dalla legge. Intanto il PD abruzzese chiede misure a sostegno di studenti e lavoratori pendolari. Molti infatti si erano già muniti di titolo di viaggio e abbonamenti per recarsi a scuola e in ufficio, ma ovviamente in questo periodo non possono usufruire delle corse già pagate. Così nell'ultimo consiglio regionale l'opposizione ha proposto di stabilire la possibilità di recuperare in seguito i trasporti già pagati, ma finora dalla regione nessuna risposta ai pendolari.